Questo programma è offerto da. Benvenuti ad una nuova puntata dell'Isola dei Tesori. Oggi andremo alla scoperta di Favara, conosciuta anche come la città dell'Agnello Pasquale, che si trova in provincia di Agrigento. Venite con me. I salusuli cala la luna in capo sta terra di mille colura, scrusci lo mare, soffia lo vento, senti lo conto di lume canto. Senti sto canto che pare un lamento, ma non mi fermo fino a che mi stanco. Favara si trova nella parte meridionale dell'isola e conta più di 30.000 abitanti. Durante il periodo di dominazione araba assunse il nome Favar, che significa sorgente d'acqua. Uno dei luoghi più notevoli di Favara è il castello Chiaramontano. La fortezza fu edificata all'incirca nel 1270 come dimora di caccia commissionata da Federico II di Svevia. Presenta una struttura a forma di quadrato e l'ingresso avviene dal lato meridionale attraverso un maestoso portale ogivale che conduce a un'ampia corte. Il piano terra è caratterizzato da soffitti con maestose volte a botte, mentre il primo piano era adibito a zona residenziale. La biblioteca fu istituita dal barone Antonio Mendola, che dedicò la sua vita ai meno fortunati, concepita come luogo di condivisione della conoscenza. Inizialmente la collezione contava 14.000 preziosi volumi da rilegamento curato. Oggi, sebbene ne siano rimasti soltanto 8.000, la biblioteca custodisce numerosi tesori rari e antichi, come volumi d'arte dedicati al Vaticano e una vasta gamma di enciclopedie tecniche. Bentrovato! Ciao, come Giuliano. Stai, Lillo? Bene, bene. Ciao! Lillo Trupia, delegato AIS Agrigento Caltanissetta, oggi sarà il mio compagno di viaggio in questa avventura che faremo a Favara, ecco, questo percorso che faremo a Favara. Che peraltro, diciamo, il tuo paese appunto di provenienza, tu sei di Favara. Io sono di Favara, nato a Favara, quindi uno ancora dei pochi nativi di Favara, perché ormai, diciamo, da qualche anno, da qualche decennio si nasce ad Agrigento, quindi sono autoctono favarese, per dirla proprio 100%. Bene. Termini anche enologici, ecco, dei vitigni. Bene, oggi dove siamo diretti? Vuoi dirlo tu? Lo dici tu, dai. Ok, siamo diretti da Pitambirre, è un microbirrificio di Favara, quindi gestito dalla famiglia Pitanza, e andremo a visitare proprio la produzione della birra in questo microbirrificio a gestione familiare, che è una, diciamo, delle chicche di Favara. Benissimo, quindi siamo pronti. Fai strada tu? Faccio strada io, prego. Bene. Fondata nel 2010 dal notaio Andrea Bartoli e dalla moglie, l'avvocato Florinda Saieva, Farm Cultural Park rappresenta un complesso museale che si estende nella zona dei Sette Cortili nel centro storico di Favara.
importante punto di riferimento per mostre, convegni e sperimentazioni culturali, Farm Cultural Park ricopre il 6° posto al mondo come meta turistica dell'arte contemporanea. Buongiorno. Buongiorno. Valeria Vita e Gaspare Pitanza, titolari del microbirrificio Pitambir. Grazie per averci accolto innanzitutto e buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie per la vostra visita. Grazie a voi. Possiamo cominciare quindi a questo punto il nostro tour diverso, perché abbiamo fatto sempre cantine fino ad ora, giusto Lillo? Ora passiamo ad un birrificio. Allora Gaspare, tu sei il mastro birraio, Valeria, tua moglie, si occupa della parte della comunicazione, mentre tu dai vita in un certo senso al prodotto. Quindi da dove inizia il nostro tour in questo bellissimo micro birrificio? Sì, per iniziare noi dovremmo iniziare proprio dalla materia prima. Qui siamo nel nostro piccolo magazzino della materia prima, perché noi produciamo orzo e frumento e lo mandiamo a maltare dal Cobbi. Il Cobbi che è il consorzio orzo e birra italiano. Quindi ci riporta maltato il nostro orzo e frumento e questa è la nostra materia prima. Tu Lillo hai qualcosa da dire in proposito? La materia prima io conosco già da qualche anno quello che fanno appunto Valeria e Gaspare qui a Favara, hanno messo avanti questa realtà che indubbiamente a Favara mancava e oggi ce l'abbiamo e vi dirò che a livello di qualità di birra io ho apprezzato molto questa tipologia. Gaspare parlava poco fa delle materie prime. Sono materie del territorio, cioè i cereali che vengono maltati, sia il frumento che l'orzo, partono proprio da Favara per arrivare poi alla Cobbi, quindi questo maltificio, dove loro appunto si contribuiscono, si associano a maltare i cereali che poi ritornano nuovamente a Favara per la lavorazione della birra, Pitambirra appunto. E materia prima, come noi possiamo vedere qua dei malti, con diverse caratteristiche. E ovviamente per chi non conosce la produzione della birra, possiamo spiegare che le varie tipologie di malti danno quelle che poi la caratteristica e la struttura della birra, non solo la struttura ma anche la colorazione. Malti per esempio più scuri come vediamo qua vengono utilizzati per la struttura delle birre, quindi con birre che hanno colorazioni differenti. È per tutte le stagioni possiamo dire. Qui invece intanto parliamo, dato che i cereali sono nel luogo di un prodotto quindi autoctono a tutti gli effetti, ma qui quante tipologie, perché vedo varie colorazioni di cereali. Quante tipologie di cereali ci sono? Allora qui abbiamo dai malti più chiari tipo Pilsener ai malti caramellati. Mm-hmm. Questi qui al centro sono i malti tostati. Sono diverse tipologie di malti tostati che vengono aggiunti alla cotta in piccole percentuali. E queste però daranno la colorazione e i sentori. Per sentori intendiamo quindi i profumi? Profumi e pure tutto quello che concerne il palato che riuscirà la nostra bocca a percepire. L'altro ingrediente della birra è il luppolo. Il luppolo è una pianta lambicante, si fa altissima, che produce questi fiori che daranno l'amaro e l'aroma alla nostra birra. E questo funge anche da conservante naturale. E quindi l'antisettico perfetto per una buona birra. Diciamo che fa anche da protezione per la schiuma, oltre che per... Sì, aiuta molto la ritenuta di schiuma. Lillo, perché tu dici che fa da protezione? In che senso? Il luppolo è un antiossidante naturale, quindi uh-huh. Un antibatterico naturale, chiamiamolo così. E quindi questa protezione aiuta a evitare l'ossidazione della schiuma, quindi permette anche una schiuma più, più omogenea, più profonda, ecco. Quindi è più duratura. È più duratura. Ovviamente si tratta di una pianta nord europea, anche questa, viene utilizzata in alcuni casi, qui loro utilizzano il fiore del luppolo, in alcuni casi però in alcune produzioni viene utilizzato invece il luppolo a pellet. Parliamo sempre dello stesso prodotto con una forma differente. Quella che viene utilizzata principalmente è la materia, la luppolina che si trova all'interno del fiore del luppolo. Ricordiamoci che sono una pianta particolare perché esiste sia il maschio del luppolo che la femmina. In questo caso per l'infiorescenza si utilizza la femmina del luppolo. Bene, siamo arrivati in sala cottura della birra dove avviene la produzione del mosto. Allora, siamo in sala cottura e i malti vengono pesati, quindi macinati con un nostro mulino per i malti.
E questo è il nostro piccolo impianto, è un impianto molto semplice, a trettini, quindi abbiamo il tino di mesci, il tino di spargi e il tino di bollitura. Gaspare, volevo chiedere una cosa, l'importanza delle, abbiamo visto poco fa i malti, abbiamo visto anche il luppolo poco fa, però l'importanza di un altro ingrediente è quello dell'acqua, quello indubbiamente. Giustamente. Quindi perché per creare un mosto, ovviamente oltre ai malti bisogna aggiungere l'acqua. Importante perché il costituente principale della birra, forse non tutti sanno, ma è composta dal 95% di acqua. Certamente. Quindi l'acqua diventa poi un ingrediente fondamentale. So che avete ovviamente utilizzato dell'acqua che viene ovviamente trattata per alcune per aderire perfettamente alla caratteristica della birra, utilizzando magari acque che hanno un residuo fisso più alto, soprattutto per le birre aggressive, che danno magari più struttura, quindi abbiamo bisogno di un'acqua che ha indubbiamente una elevata capacità di residuo fisso più alta rispetto a birre più leggere e birre più, più beverine. Giusto appunto, noi prendiamo l'acqua da Favara, perché Favara e l'antico nome era Favar, prima ancora Fabaria, ma tutto ci riporta a sorgiva d'acqua, e quindi la nostra acqua è di Favara e poi la ritrattiamo noi, che mettiamo delle aggiunte a seconda delle tipologie di birra. Il nostro è un impianto molto semplice, come si vede, un impianto a trettini, abbiamo il tino di ammostamento, il tino di spargi per risciacquo delle trebbie e il tino di bollitura. Tutto si fa rigorosamente a mano, qui ci vuole l'occhio dell'operatore, del birraio, che sia attento quando c'è la cotta, perché non c'è niente di comandato a PLC e quindi non c'è nulla di automatico. Le varie temperature vengono seguite dall'occhio del birraio ed è tutto. Quanto dura il processo di cottura della birra? Mettiamo circa 10 ore per la cottura. Quindi a questo punto qui dentro viene messo il malto, quindi la farina di malto che si è creata, insieme all'acqua, quindi proprio per creare questo mosto particolare che appunto poi verrà portato a quella che è la cottura della birra. Quindi c'è questo, e il mosto esce già limpido o c'è una filtrazione? Allora, sono i grani stessi che fungono da filtro, quindi si va a creare dentro il tino di ammorsamento, creare un letto di trebbie che fungerà da filtro. Infatti noi quando faremo uscire il nostro estratto di malto che porteremo in bollitura, saranno le trebbie che filtreranno la miscela. Quindi c'è già una prima filtrazione della birra, sì. Perché per la caratteristica della birra artigianale, è giusto dirlo, la differenza tra quella industriale e artigianale, è bene che la gente a casa lo sappia, la birra artigianale è una birra non filtrata, è una birra che non viene pastorizzata, certo. A differenza da quella industriale dove c'è la filtrazione e la pastorizzazione. Ecco perché appunto si preferisce la birra artigianale, non la birra industriale, perché viene la non filtrazione consiste nel lasciare ancora quella che è la materia prima della birra, parte del luppolo, parte del malto, in modo da poterla assaporare, quindi avere un sapore sicuramente che richiama quelle che sono le materie prime della birra. Sì, perché noi non pastorizzando e non filtrando la birra andremo ad avere tutte le proprietà organolettiche di un prodotto genuino. A fine bollitura il mosto si raffredda e si porta a temperatura ideale per l'inoculo del lievito, quindi lo portiamo in sala per fermentazione. Ah, quindi noto che qui ci avete dei tini, una temperatura controllata. Bene, quindi qui avviene quella che è la cosiddetta fermentazione, cioè vengono inoculati quelli che sono i lieviti, che poi avvieranno quella che è la fase di fermentazione, cioè la trasformazione del nostro mosto, il mash, il cosiddetto mash, in alcol e anidride carbonica. Quindi c'è ovviamente una temperatura controllata. E che tipo di fermentazione utilizzate per la birra? Che tipo di lieviti? Sono tutte ad alta fermentazione, quindi lieviti adatti per alta fermentazione, di tipo cerevisia. Tipo cerevisia, quindi permette quelle di creare delle birre ale, le cosiddette birre ale, quindi le birre ad alta fermentazione. Ricordiamo magari per qualcuno che non fosse addentrato in questo campo delle birre, esistono due tipologie di lieviti, voi utilizzate appunto quella ad alta fermentazione, ma c'è anche un'altra tipologia di lieviti che sono i Kallersbergensis, che sono dei lieviti per la bassa fermentazione. Queste permettono di ottenere delle birre con caratteristiche differenti ovviamente. E bassa fermentazione normalmente si agisce su temperature che vanno intorno 6-8 gradi, queste permettono ovviamente di avere un prodotto che contiene un po' più di schiuma, quindi un rallentamento dei lieviti in modo da agire in maniera molto più tranquilla, più, come dire, riposano di più rispetto alle lieviti ad alta fermentazione. E da qui si ottengono caratteristiche di birre leggermente differenti.
voi quindi utilizzate una L, indubbiamente vi dà questa possibilità di poter gestire probabilmente meglio la fase di fermentazione. Bene, adesso invece ci troviamo nella stanza in cui avviene l'ultimo passaggio, che è quello dell'imbottigliamento e dell'etichettatura. Sì, qui siamo nella sala di imbottigliamento. Dopo che si imbottigliano tutto il mosto verrà imbottigliato dopo la prima fermentazione, resterà qui dentro ancora per altri 15-20 giorni per la seconda fermentazione o rifermentazione in bottiglia. Dopodiché si etichettano le bottiglie e si portano a stagionare nell'altra stanza e poi lì restano fino alla vendita. Quindi c'è una seconda fermentazione che questa va, diciamo, ad affinare quella che è la caratteristica della birra e a omogenizzare meglio quella che è la parte della schiuma. Quindi abbiamo sicuramente una rifermentazione, una partenza dei lieviti all'interno della bottiglia e questo permette di avere una schiuma molto più abbondante rispetto a, diciamo, alla prima fermentazione che è stata fatta nella sala di fermentazione. Le etichette, la produzione, etichette delle bottiglie, Gaspare, quante ne producete? Noi produciamo circa 2.000 bottiglie al mese. 2.000 bottiglie al mese, quindi una bella realtà dei numeri per un microbirrificio abbastanza importante. Qualche etichetta che ci puoi raccontare? Ah, qui abbiamo quella che stavamo usando poco fa, quindi abbiamo le bottiglie da mezzo litro, una bionda chiamata, l'abbiamo chiamata Euphoria. Mi sembra che sia tipologia Pilsner, avendo visto poco fa, sì, le etichette. È una Bohemian Pilsner, l'Euphoria. E le altre tipologie? Abbiamo una Dunkelweizen, che è rossa di frumento, e una Porter, una Robust Porter. La Porter, parliamo di birra scura ovviamente, quindi ci puoi spiegare come avviene l'imbottigliamento senza perdere quella che è ovviamente la parte fondamentale della birra, che è la schiuma, perché se noi imbottigliamo e perdiamo la schiuma abbiamo fatto un lavoro inutile. Certo, allora l'imbottigliamento avviene tramite questa macchinetta, macchinetta isobarica, cioè si mette la bottiglia vuota. C'è una guarnizione, la macchinetta crea il vuoto dentro la bottiglia, quindi si chiama la birra dal tino di priming e si fa riempire piano piano facendo scendere lungo la parete della bottiglia quello che è ancora morso di birra. Naturalmente molto piano, senza farla stressare e quindi senza produrre schiuma, perché la schiuma poi ci servirà al prodotto. Certo, ovviamente che la parte essenziale della birra ovviamente è la schiuma, quindi assolutamente non va persa. Siamo giunti al momento della degustazione con la nostra Valeria. Allora Valeria, intanto io vorrei chiederti, prima di dare il via a questo percorso, come è cominciato tutto? Da dove ha inizio questo progetto? Allora, questo progetto ha inizio circa 16 anni fa, quando siamo ritornati dal nord Italia, siamo ritornati nella nostra amata Sicilia, perché ci mancava i nostri profumi, la nostra terra, il nostro sole, quindi siamo ritornati. E da lì mio marito, preso dalla passione della fermentazione, ha iniziato a produrre del vino. Dopodiché, non contento e non soddisfatto, ha iniziato con la produzione di birra. E da lì sono 16 anni che lavora appassionatamente, studia, si informa, tra varie e mille sperimentazioni ha iniziato a definire un prodotto di qualità e da lì abbiamo pensato, perché non aprire un birrificio? Allora è nato così il nostro progetto. Ed eccoci qui. Bene, andiamo a vedere i prodotti che offre il Pitambir. Quali sono le vostre birre? Allora, inizialmente noi abbiamo iniziato a produrre le bottiglie da mezzo litro, che sono tre tipologie, si rifà ad una birra antica, cioè senza aggiunta di altri aromi, solo i principali ingredienti. E tra l'altro abbiamo preso una collaborazione con un'azienda agricola siciliana, quindi i luppoli vengono proprio dalla Sicilia. Oltre adesso ad avere il malto siciliano, abbiamo anche i luppoli siciliani. Luppoli e anche acqua, diceva prima Gaspare, quindi è un prodotto 100% siciliano. Io vedo sul tavolo una rossa, una bionda e l'altra mi sembra una birra nera. Nera, che adesso la birra nera andiamo a degustarla con dei dolci tipici nostri di Favara, che sono la passarella e l'agnello pasquale. Giusto per sfatare questo mito, perché la birra, oltre ad abbinare con la pizza e con come siamo abituati, la birra si abbina molto bene con i dolci, perché va a contrastare l'amaro di una birra scura con il dolce del dolce. Certo, Lillo, come abbinamento un po' insolito ma abbastanza curioso, no? Sì, quello curioso anche perché, come diceva poco fa Valeria, c'è questa quantità molto esagerata di zucchero nell'agnello pasquale, perché è
un dolce proprio tipico di Favara, ma molto dolce, quindi contiene una grossa quantità di zucchero che va appunto a contrastare, va a bilanciarsi con l'amaro, la presenza amara della birra, soprattutto nelle birre scure, dove si avverte maggiormente questa sensazione anche di tostato, ci ricorda anche il caramello, quindi c'è una discordanza di gusti che nello stesso tempo creano quella che è una concordanza nell'abbinamento. E l'agnello pasquale ovviamente è dolce tipico di Favara insieme alla pastella. L'agnello pasquale è stato, diciamo, prodotto per la prima volta, chiamiamolo così, dalle suore del convento, del Collegio di Maria, scusate, noi favarese la chiamiamo abbadia, e la prima forma non era proprio quella dell'agnello pasquale, ma la prima forma era quella del cuore di Gesù, perché in quel momento, quando crearono questo dolce a base di mandorla e pistacchio, è stato fatto in occasione dell'arrivo del cardinale Roncalli, che poi è diventato Papa XXIII. Si era fatto questo cuore di Gesù proprio in ricorrenza nelle festività pasquali, che poi nel processo di cambiamento ed evoluzione si è trasformato in un agnello che ricorda un po' quello che è appunto il periodo pasquale. E addirittura le suore mettevano anche uno stendardo con una bandiera rossa con la croce per ricordare proprio il segno della Pasqua che Gesù risolto porta diciamo dopo la risurrezione, quindi questo segno di pace e di risurrezione. Mentre l'altro dolce tipico di Favara è la pasta Elena. Pasta Elena, che anche questa viene fatta in ricorrenza all'arrivo della regina Margherita Elena, e si trovava di passaggio proprio a Favara. In questo caso, non trovandosi un dolce da offrire, si trovarono alcune materie prime, quale il pan di Spagna, la ricotta e questa mandorla tostata. Lì si è deciso lì per il momento di creare questo dolce, questo strato di pan di Spagna e ricotta al centro, e questa mandorla che viene poi a creare, oltre che l'aroma, anche la decorazione esterna con questa spolverata di zucchero a velo. E nasce questo dolce appunto chiamato pasta Elena, proprio in ricorrenza dell'arrivo della regina Elena Margherita qui di passaggio qui a Favara. Ecco, adesso facciamo, come vi dicevo prima, una bella degustazione di birra scura che lo abbiniamo ai nostri dolci tipici favaresi. Ecco, in questa birra prevale il malto tostato, e infatti andate a sentire tutti i profumi di caffè, nocciola, e alla fine si percepisce anche un leggero sentore di liquirizia, ed è molto interessante. Non vi dovete spaventare quando vedete una schiuma abbondante dentro il bicchiere, perché è molto importante, ha la sua giusta... Io noto una caratteristica proprio nella schiuma, che non è una schiuma bianca per come troviamo nelle birre chiare, ma è una schiuma che ci ricorda quasi il nocciola, quasi il marrone. Schiuma molto compatta, ci ricorda un po' anche quella che è la schiuma del cappuccino. Cappuccino, esattamente. Dubbiamente questo è sicuramente dovuto al fatto di una lavorazione molto particolare, molto meticolosa da parte vostra, ovviamente. Sì, qua c'è tanto lavoro e c'è una bella miscela di ingredienti particolari, fatta dal nostro birraio, giustamente, studiata al puntino fino a che far uscire questo prodotto di qualità. Grazie. Ecco a voi. Quindi, cin. Si vanno a notare proprio quelle sensazioni che hai descritto poco fa, questo tostato, questo caffè, questa... ci ricorda anche un po' il cioccolato, quindi... E il sentore di liquirizia che, come diceva Valeria, spicca tantissimo. Cioè, al naso si dimostra veramente un bel prodotto. Il sapore del caffè che... Il sapore del caffè ritorna tutto quello che abbiamo sentito al naso, quindi ritorna anche in bocca, proprio... Ora, considerando anche il gusto dell'agnello pasquale... Direi che è un abbinamento sicuramente che ci può stare benissimo, perché c'è questo contrasto, questa nota amara finale che sicuramente andrà a contrastare il dolce dell'agnello pasquale. Quindi abbiamo visto la nera, ma abbiamo anche una bionda, che è quella che, diciamo, come birra si beve un olio più comunemente. Più comunemente, perché è quella che, diciamo, per tradizione italiana per lo più. Perché se andiamo per esempio nei popoli del nord hanno un consumo maggiore di birra scura, proprio perché non avendo... quelle che sono la produzione di vino, perché nel nord Europa la vite si produce poco, e preferiscono sostituire al vino la birra scura. Ma qua in Italia principalmente facciamo uso di birra, consumo e consumo di birra chiara.
Infatti noi abbiamo due tipologie di birra chiara, una in centilitri 50 e l'altra in centilitri 33. Questa è una, una Bohemian Pilsner. In pratica è una tipologia di birra che nasce in Boemia e noi l'abbiamo riprodotta come in antichità si faceva in Boemia ad alta fermentazione ed è una chicca come birra. Invece la 33 è una tipologia Kolsch, è una tipologia tedesca, è molto beverina e molto più estiva. A cosa potremmo abbinare secondo voi la birra bionda ad esempio? Questa tipologia di birra, a cosa la abbineresti? Ah, io darei parola al sommelier. Esatto. Allora, indubbiamente per tradizione la abbineremo con quelle che sono le pizze classiche, non una pizza classica, ma è una birra anche ottima da aperitivo, quindi benissimo può essere abbinata anche con delle tartine o anche dei fritti, anche dei fritti di pesce. Quindi diciamo che è una birra che potrebbe andare bene, abbiamo detto poco fa, con la pizza, ma anche perché no, con piatti leggeri, anche un po' da tutto pasto, soprattutto nel periodo estivo. È abbastanza versatile, ma tu hai detto pizza e nella mia testa continua a risuonare pizza, per cui direi di venire con me. Buonasera, ciao Giorgio. Benvenuti. Grazie, grazie di averci accolto. Giorgio Sorce, titolare pizzaiolo della pizzeria Sitari di Agrigento, ma di origini favaresi, no? Perché sì, la puntata di oggi è, diciamo, dedicata al territorio di Favara. Favarese. Allora, cosa ci prepari oggi? Allora, oggi vi preparo una pizza con una farina che è un grano duro, che è per ciasacchi, poi del grano duro sempre siciliano e del grano tenero e del tipo 1. Andiamo a mettere del fior di latte, della misticanza, della tartare di manzo modicano, quindi ci manteniamo sul territorio siciliano, della maionese fatta da noi con i capperi di salina, del tuorlo d'uovo grattugiato e marinato che adesso vi farò vedere, scorzetta di limone, olio della Sicilia e pepe nero. Benissimo, allora aspettiamo Lillo che sì, dici? Buono, dagli ingredienti descritti la preparazione sembra ottima e buona sicuramente. Allora andiamo a stendere il nostro impasto. È un impasto, diciamo, innovativo, quindi contemporaneo, che si aggiunge, si va a collegare ai giorni nostri, quindi da inizio del 2020, quando abbiamo deciso di dare un'impronta nuova al nostro locale, è idratato al 70%. Con questa tipologia di pizza, che viene chiamata Sitari, quindi prende il nome della nostra attività, per chi non lo sapesse, Sitari significa grano in greco moderno. Ci siamo riallacciati alla cultura greca perché Agrigento è fondata dai greci, quindi è la Valle dei Templi. E con questa pizza abbiamo fatto il terzo posto al campionato mondiale a Las Vegas, quindi abbiamo portato la Sicilia a Las Vegas. Quindi siamo usciti fuori anche dal territorio siciliano e non solo. E hanno apprezzato. Lillo, cosa pensi di questo impasto? Beh, diciamo che l'impasto si va a richiamare quelle che sono anche i grani antichi, quindi quello che negli ultimi anni sta riscoprendo e sta valorizzando la Sicilia soprattutto sulle farine, quindi c'è questa nuova tendenza all'utilizzo delle farine con i grani antichi, che sicuramente si ritorna a quella che era l'alimentazione anche di qualche decennio fa. E ho notato anche non solo le pizze ma anche alcuni alimenti a base di farinacei stanno utilizzando molto quella che è la caratteristica dei grani antichi siciliani. È importante non perdere queste tradizioni, anzi portarle avanti per le generazioni future, quindi dobbiamo anche collegarci con la nuova generazione che sul mondo della ristorazione va sempre a essere meno. Quindi anche perché io dico dobbiamo sempre comunque curare il territorio, quindi quella è una cosa molto importante, perché utilizzare e risalire a quelle che sono le nostre tradizioni è fondamentale, soprattutto nel campo dell'enogastronomia. Quindi ora Giorgio ci farà vedere questo impasto, vediamo un po' le caratteristiche anche della pizza. Allora, vado a mettere dei fior di latte, del basilico a forno così dà un po' di sapore, che non guasta mai. Adesso andiamo in cottura. Benissimo, quindi poi verrà messo tutti il resto degli ingredienti? Il resto verrà messo all'uscita, tutto per saltare proprio il gusto della tartare, della misticanza che dà quella freschezza e va a togliere. Quindi la tartare viene messa a crudo? Sì, la condiamo ora con un po' di olio e del sale Maldon.
e va a esaltare ancora di più la carne. Allora, vado a completare la carne con un po' d'olio. Questa è una nocellara, è biancolilla, un misto. Sì, ed è sale maldo. Mettiamo questa parte sulla vetrinetta. Perfetto. Allora, mettiamo la misticanza, l'insalatina mista. La tartare. Poi solitamente ricordo che lavorate anche altri impasti oltre quello, diciamo. Abbiamo, sì, abbiamo impasto al padellino che è con una farina di mais e semi di girasole. Il impasto al padellino è un impasto contemporaneo dove andiamo a servire le nostre pizze gourmet. Tra cui abbiamo la margherita contemporanea che è con pelato siccagno di Valle d'Olmo. E abbiamo anche il riso Artemide che lo stiamo lanciando nel nostro nuovo menù. È un altro tipo di farina che è una farina agricola dove ho un blend di segale e 5 cereali misti, per cui avena, miglio, girasole e lino. Se ti chiedessero l'impasto più digeribile, quale potrebbe essere secondo te? Tutti gli impasti possono essere digeribili, l'importanza è saperlo lavorare bene, fare una buona lievitazione e maturazione. In questo modo avrai sempre un impasto digeribile. Quindi l'importanza è la lavorazione, allora? La lavorazione, cioè la gestione dell'impasto soprattutto. Sfatiamo il mito dell'abbondare il lievito perché non ha alcun significato, perché non è, la vera importanza è la gestione dell'impasto. Quindi gestione impasto e lievitazione, dico a questo punto. Sì, sì, lievitazione e maturazione e poi cottura. Adesso mettiamo la maionese con il cappero di salina. Ha un bell'aspetto il vino. Bell'aspetto, sì, 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 è invitante. Al Pitambier abbiamo parlato di bionde come birre, no? Sì. Come abbinamento di pizze, però è anche in realtà una pizza come questa che si potrebbe perfettamente abbinare anche ad una rosso, no? Sì, indubbiamente qui possiamo abbinare quella che è una pils, quindi una birra molto beverina, bionda, con le caratteristiche che si abbinano bene anche agli ingredienti che sta utilizzando Giorgio. Però visto anche questa tartare di carne, anche una birra rossa, una red, la possiamo benissimo abbinare sempre della Pitambier, perché la carne fa richiamare quella struttura un po' più, come dire, corposa della birra rossa, con quelle caratteristiche note magari che richiamano un po' la carne, quindi indubbiamente sia una pils che una rossa andranno bene sicuramente per questo abbinamento. Andiamo a completare con del tuorlo marinato. Quindi viene marinato con sale e zucchero per 15 giorni e diventa duro come se fosse una caramella e lo grattugiamo. Pepe. Quella di fare bordi alti nella pizza è una vostra scelta o una caratteristica della lievitazione? Allora, è proprio la lievitazione che va a dare questa sofficità all'impasto e questo cornicione alto. Poi sta pure tutto sulla stesura della pizza. Quindi la scelta nostra era quella di distinguere la pizza dalla pizza tradizionale che esiste. Sì, perché qua in normalmente, diciamo, di solito i bordi sono più bassi. Sì. Però si può avere, siamo in impasto, non è sinonimo di digeribilità al cornicione, è una questione anche di estetica e di bellezza della pizza. E infine completiamo sempre con l'olio. A posto. Che spettacolo, che prelibatezza. Questa è la Sitari. Pizza Sitari. Pizza Sitari. Che dici, siamo ottima per concludere la nostra giornata. Benissimo, Giorgio, ti ringrazio tanto. Grazie a voi. Grazie Giorgio, grazie. E grazie per essere stati con noi in questa puntata dell'Isola dei Tesori. Ci rivediamo alla prossima. Grazie. Alla prossima, grazie anche Giuliana. Ci vediamo alla prossima. Possiamo gustarci questa meravigliosa pizza, che dici? Buona, ottima.
Eccomi qua. Non saggio che dire. Menti, saggio. Menti, saggio. Non hai fatto niente. Niente hai fatto. Aiutatemi. Non saggio niente. Aiutatemi. Aiutatemi. Non hai fatto niente, lo giuro. Hai voluto aiutare le nicareggi malate. Ci faceva l'ude cotto per la vista. Ci consava l'erba per lo colera. Ci faceva l'intruglio per la rosalia. Ci cuciva lo vino per la pestilenza. E oggi, oggi sogno condannata, senza clemenza. E moro, moro, appennuta alla corda saponata. Moro, perché non dissi la verità, ca che sti caini vanno a sapere. Dicono che parlo con lo diavolo, e non è vero. Dicono che mi mangio le code delle sorci vecchie, e non è vero. No, non è vero. Dicono che mi agghiotto lo sangue delle scorsona, e non è vero. No, ma io niente ho fatto. Non ho fatto niente, non faccio niente. E moro, moro, appennuta alla corda saponata. Moro, moro, perché non dissi la verità, che non hai conosciuto mai. Moro, perché non dissi la verità, che non hai conosciuto mai. Aiutatemi. Aiutatemi. I salusuli cala la luna in capo sta terra di mille colura, scrusci lo mare, soffia lo vento, senti lo conto di lume canto. Senti sto canto che pare un lamento, ma non mi fermo fino a che mi stanco.